Buongiorno Fagnano, eccoci col consueto video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Facciamo un check sulla situazione dei rifugiati ucraini a Fagnanolona. In totale sono 40 persone accolte da 14 famiglie. Sono 30 donne, 20 delle quali sono adulte, 10 sono bambine. Poi ci sono 10 uomini, 2 adulti e 8 bambini. 10 bambini stanno frequentando le scuole a Fagnanolona. 12 invece stanno seguendo il corso di italiano che si tiene il martedì e il venerdì presso i locali di Via Rosmini organizzato dai volontari del comune. La loro volontà è quella di tornare il prima possibile a casa e stanno cercando di fare tutto il possibile appunto per fare questo ritorno. Vi aggiorneremo comunque sull'evolversi della situazione. L'Associazione Negozianti Fagnanesi sta organizzando per domenica 8 maggio un incontro e una sorta di pranzo di benvenuto per queste persone. Sarà organizzato, sempre che il tempo lo permetta, nel prato di fianco all'agriturismo Le Balzarine. Situazione cantieri. Da lunedì, se il tempo lo permetterà, inizieranno delle asfaltature. Le asfaltature si terranno in piazza Cavour e lungo tutta via Opifici. Pertanto sarà applicato il senso unico alternato e il divieto di sosta in piazza Cavour. Ci saranno dei disagi appunto per i lavori in corso. Gli eventi della settimana. Domani 30 aprile, dalle ore 14.30 presso l'Aula Magna Benvenuto Piazza, riparte il Festival della Vallelona, organizzato dal CRT e dall'amministrazione comunale. Il primo evento è il convegno dal titolo Tra estetica e arte. Domenica 1 maggio riparte il mercatino degli hobbisti in Piazzale Repubblica, la Piazza Mercato, organizzato da Proloco. Sempre domenica 1 maggio, dalle ore 10, nella Sala Camino del Comune, organizzata sempre da Proloco, la mostra Paint Rock. Mentre invece un accenno veloce a una cosa che approfondiremo settimana prossima, l'8 maggio a Calipolis, la tradizionale festa di primavera. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana e al prossimo video.